quest'anno al Bar dei Corni a Candalino c'è una bella sorpresa, una capanna veramente simpatica con delle figure, come dire, che hanno un po' quell'atmosfera del fumetto, che però gioiose, molto belle, fatte con molta classe. Diciamo che chi le ha dipinte è stato veramente bravo. Lara, chi ha fatto, chi è la mente di questo lavoro? Allora, il mio compagno Ago, e i colori sono opera della Veronica, che voglio ringraziare pubblicamente, e di sua mamma. Che si nasconde. Che si nasconde. Perché è timida. Sì. Ago ha fatto le statue. Le sagome, sì. E la capanna e tutto l'allestimento, diciamo, che è tutto artigianale. E la Veronica e sua mamma ce le hanno dipinte. Poi diciamo che ha dato un'idea molto bella, il fatto di fare con del materiale povero un albero, con dei pezzi di legno, delle perline, sì, un albero di Natale che poi soprattutto alla sera è veramente dà l'idea del calore del Natale. Sì, sì, è proprio tutto artigianale con delle perline, una cosa semplice ma carina. Ecco, anche questo ovviamente l'orario di visita è open 24 su 24, esatto. Ma fino a quando? Fino al 7 di gennaio. Siamo qua, sì. Per cui con gli auguri, vero, da parte vostra, un invito a venire dove? Al Bar Corni a vedere il presepe. Grazie a tutti e un ringraziamento a Televalassina. E buon Natale. E felice anno nuovo, già che ci siamo in sovrappiù, dai. Esatto, esatto, felice 2014.